ieri cambio una breve variazione sul programma, e invece di Costanza Roche, che ieri ha moderato l'incontro dei sindaci, avremo Alessandro Polli, che è docente di econometria a Roma e direttore tecnico del Forum Economia, a moderare l'incontro che stiamo per iniziare, che è i trattati europei e la Costituzione italiana. L'incontro si aprirà con una relazione esclusiva, qualcosa di veramente, per cui siamo veramente grati al grandissimo professor Guarino. Sta conducendo una battaglia civile assolutamente encomiabile, con un'energia incredibile, ed è veramente riscuote tutta la nostra ammirazione, tutto il nostro ringraziamento, tutta la nostra gratitudine. Prima di cominciare, prima di lasciare la parola ad Alessandro, volevamo chiedere al sindaco Luca Orlando, che ha partecipato ieri all'incontro, se voleva dare un saluto in apertura, due parole, e poi partiamo immediatamente. Tanto per portare la voce di rabbia e di speranza dei sindaci che ieri ci siamo riuniti, e in qualche modo per rappresentare un apprezzamento per questa iniziativa, e un saluto al professore Guarino, mio antico maestro, mai vecchio. Le cose vecchie si buttano, si riciclano, le cose antiche si conservano e si rispettano. Mio antico maestro, in un tempo nel quale esistevano gli accademici, ma esisteva anche l'accademia. Oggi purtroppo esistono gli accademici senza accademia, esistono i politici senza partito, esistono i sindacalisti senza sindacato, esistono i parroci senza comunità parrocchiale, esistono i familiari senza famiglia, ed esistono gli europei senza Europa. Credo che sia esattamente il problema che ci porta qui. Gli europei esistono, sono consapevoli di esistere, ma si domandano: l'Europa esiste? Che Europa è? Io credo che debba riportare quella penalizzazione di ieri, comunque certamente quella della mia posizione personale, di essere profondamente europeista, ma proprio in nome dell'europeismo di essere indignato che l'Europa si identifichi con la moneta. Perché la moneta avrebbe dovuto essere una moneta politica, e quella che doveva essere una moneta politica è diventata una politica monetaria, che fa una bella differenza, se è vero come è vero che ormai stiamo assistendo a una sorta di costruzione di una cattedrale al dio denaro. E quando il denaro diventa il dio maggiore, mi sono permesso di ricordare ieri, la produzione non conta, figuratevi cosa conti un venditore piuttosto che un lavoratore alla catena di montaggio, cosa conti un professore o un artista quando il denaro diventa il dio maggiore. Quando il denaro diventa il dio maggiore non c'è differenza tra una stalla mafiosa di Corleone e un salotto finanziario di Francoforte. Questo è il senso complessivo delle cose che ieri abbiamo cercato di esprimere, ribadendo l'assoluta assurdità della previsione in Costituzione del pareggio di bilancio pur, senza distinzione tra spese e spese, e ribadendo la perplessità forte nei confronti di una mitologia del taglio del debito, posto che pare che tagliare gli sprechi sia importante, ma tagliare il debito qualche volta impedisce la crescita, se è vero come è vero che veri imprenditori, ma ce ne sono ancora in Italia, sono pieni di debiti, veri imprenditori sono pieni di debiti, non hanno rendite parassitarie, e come sia a mio avviso, un errore immaginare la inflazione come il male, se è vero come è vero che la inflazione è l'unico strumento di politica per la crescita di una comunità. Certo, anche qui vale la regola che gli eccessi sono sempre sbagliati, ma non c'è dubbio che oggi coloro che si rallegrarono per la bocciatura della scala mobile sui salari oggi si pentono di averla bloccata, se è vero come è vero che proprio quella scala mobile consentiva un aumento dei consumi, della spesa e della crescita complessiva dalla parte di chi produce beni e servizi piuttosto che dalla parte di chi produce denaro.
questo che volevo brevemente riassumere, poi saluto il professore Guarino, convinto come sono che la peggiore delle condizioni è la perversione del proprio valore. Siccome il mio valore forte è il valore europeo, considero il mio grande nemico la perversione dell'Europa. Siccome mi sforzo di essere cattolico, considero il mio grande nemico il Papa che organizza la crociata in nome della mia fede. Siccome sono un siciliano, considero il mio grande nemico colui che in nome dell'identità siciliana tiene comportamenti mafiosi. E allora, in coerenza con questa impostazione, mi sono convinto da alcuni mesi a questa parte che bisogna rivedere la posizione rispetto all'euro, anche perché serve a dare maggiore potere contrattuale all'Italia rispetto agli altri paesi europei, convinto come sono che la porre il tema possa dire in qualche modo rafforzare anche la stessa introduzione europea, perché in Italia, l'Italia in questi anni ha sempre detto sì, se qualcuno ricorda un no all'Italia all'Europa è pregato per favore di citarlo, perché c'è già previsto un pranzo offerto. Grazie.